presidente Paolo Vinciroli, il direttore sportivo Alex Caldella e il primo via acquisti. Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io faccio una piccola premessa iniziale, poi sarà il direttore a presentare i giocatori. Finalmente è finito il mercato, perché finalmente, perché questo mercato sempre, quando arriva il mese di gennaio, è sempre un mese molto, molto delicato, perché ci sono giocatori che magari sanno che devono andare via o che vogliono andare via, quindi arrivare alla fine di gennaio è sempre un periodo particolare della stagione. È finito, sono andati via dei giocatori importanti, perché lo sappiamo tutti, ma pensiamo di aver fatto altrettanto entrare i giocatori altrettanto importanti. Sappiamo che come società non siamo contentissimi di quello che la squadra fino ad ora. Siamo partiti con degli obiettivi sicuramente diversi. Siamo dodicesimi in classifica, gli obiettivi iniziali erano diversi, però siamo convinti e pensiamo che da qua alla fine del campionato possiamo sicuramente fare bene, fare meglio. Almeno ce lo aspettiamo, ce lo auguriamo. Penso che questo sia quello che volevo dire, dovevo dire, se avete delle domande. Vuoi fare un'intervento attuale, se diciamo quel giro di domande? Prego. Presidente, ho fatto un cappello iniziale, direi più che esaustivo e toccando un pochettino e centrando l'obbligo. La situazione attuale, l'andamento attuale, che comunque non è da buttare, perché non dimentichiamoci che questo campionato, come avevamo preventivato inizio anno, è un girone difficilissimo, lo dicono i risultati che ogni domenica chiaramente vanno a sfatare magari dei risultati che si pensavano fossero diversi, lo vediamo con testa a colle dei primi in classifica, no? Che continuano anche loro a singhiozzare nel dar continuità, quindi è un campionato dove tutte faticano a dar continuità. Noi, che siamo abituati sempre a guardare in casa nostra, abbiamo raccolto sicuramente meno di quello che potevamo, abbiamo portato via dei punti determinanti nella prima parte del campionato e fino a mercoledì, no? Dove anche con la Pro Patria abbiamo probabilmente aiutato l'avversario a fare 3 punti in maniera abbastanza semplice, no? Pur facendo secondo me un ottimo secondo tempo e creando diverse occasioni per riprendere la gara, no? È un girone sicuramente molto, molto tosto e duro, e abbiamo fatto un tipo di mercato all'insegna anche del cambiamento. Abbiamo cambiato alcuni giocatori che erano qui da anni, a volte lo si dice, no, anche a mani in cuore, perché sono dei rapporti umani che vanno al di là delle semplici scelte tecniche. Però come in tutti i rapporti, come in tutte le famiglie, è giusto sempre guardare avanti, cercare di fare gli innesti che abbiamo ritenuto più opportuni, per cercare di dare un segnale comunque alla stagione, perché il nostro obiettivo è sicuramente quello di cercare i playoff. Qua si passa da una domenica all'altra per guadagnare 2 o 3 posizioni, perdere a seconda del risultato. Io penso che in questo inizio di campionato, da gennaio in avanti, dove abbiamo faticato, no, le prime 2 partite, poi abbiamo fatto 2 risultati veramente importanti, che parlare oggi del proprio padre qualcuno se ne può dimenticare, ma vincere con la Triestina in una match che era per loro fondamentale e per noi anche, perché rischiava di risucchiarci nella zona dei play-out, e vincere poi a Novara lo fa una squadra vera, non lo fa una squadra con difficoltà tecniche e tattiche e non con giocatori all'altezza di fare certi tipi di prestazioni. Non dimentichiamoci che la Pro Vercelli, ecco, quest'anno ha messo nelle partite secche determinanti con squadre che oggi sono nelle prime 6-7 posizioni, ha sempre vinto quegli scontri diretti lì.
Abbiamo perso purtroppo, e lì il mister, lo staff e la squadra ci lavorano nel quotidiano per trovare dei rimedi, essere più cinica, regalare magari qualche opportunità in meno all'avversario. Abbiamo sempre purtroppo non fatto risultati come speravamo, con squadre che tecnicamente e tatticamente avevano qualcosina magari in meno di noi e hanno un approccio magari un po' più diversivista e punta sulle ripartenze la propria costruzione. Lì sicuramente abbiamo lasciato indietro dei punti che ci farebbero vedere il bicchiere mezzo pieno, no? E a differenza magari di molti che in questo momento nel giudicare il nostro percorso vedono mezzo vuoto. Noi come filosofia vediamo sempre, cerchiamo di cogliere sempre tutto ciò che si può con positività, con entusiasmo, con voglia di fare qualcosa sempre di importante. Oggi la classifica, come ha detto il Presidente, ci vede 12esimi e quindi da 12esimi ripartiamo dopo questa conferenza stampa con 15 partite a disposizione e con tanti punti che possono dimostrare che comunque rivestiremo un ruolo importante e fondamentale. I ragazzi che sono qui vicino a noi sono ragazzi che siamo convinti che ci daranno una grossa mano. È un giusto mix di giovani, con un giocatore esperto, no? Quindi se andiamo a fare una valutazione sul nuovo millennio e vecchio millennio, abbiamo di questi ragazzi qua uno solo del vecchio millennio, che siamo convinti che per spessore umano, doti calcistiche e per quello che è la voglia di ritornare protagonista, no? In un periodo difficile ci potrà fare un salto di qualità, e quindi siamo convinti delle scelte che abbiamo fatto. I ragazzi giovani che sono qui con noi oggi sono ragazzi di assoluta prospettiva, come abbiamo abituato comunque in questi 2 anni e mezzo di gestione, e dimostrando con i fatti, quindi non con le parole, che siamo una società che crede sui giovani, siamo una società che punta a valorizzare il proprio lavoro, ed è opportuno che comunque si capisca qual è la mentalità che muove tutta la proprietà della Provercelli, dal presidente agli altri soci, che muove poi da un punto di vista tecnico. Cioè Provercelli oggi è una società che fa calcio, ma non dimentichiamoci che il calcio non si fa con le parole, non si fa soltanto con aprendo la porta la domenica e organizzando una partita. Il calcio è un'azienda, le aziende in Serie C mediamente perdono tutti gli anni più di 1 milione di euro. Quindi quando una persona, quando giustamente si fanno delle scelte o delle valutazioni, bisogna capire che cosa produce il settore calcio. In C non produce nulla. Noi siamo una società, secondo me, molto virtuosa. Negli ultimi 2 anni e mezzo abbiamo fatto 7 operazioni, le contavo oggi, 7 operazioni generando sempre ricavi da vendita di giocatori. Io sfido a mettere sul tavolo una società che in Serie C ha creato queste situazioni di vendita, e quindi che se cerchi, perché è impossibile, che cerchi di essere virtuosa non solo sul campo, ma abbinando campo a azienda, perché noi siamo aziende, non ce lo dimentichiamo, perché sennò si dà troppo poco valore alle persone come il presidente e come gli altri soci, che cercano di fare sempre di metterci del loro, quindi che aprono i portafogli mettendoci del loro per far andare delle aziende avanti, non delle squadre di calcio basta. Queste sono aziende, le aziende si fanno producendo qualcosa, e noi viviamo in una città, in un territorio dove ce ne sono moltissime di aziende, moltissimi piccoli e medi imprenditori. Tutti sanno che per mandare avanti le proprie attività bisogna vendere e produrre qualcosa. Il calcio non produce in questa categoria diritti televisivi, non produce in questa categoria e in queste piazze del nord Italia generalmente l'overbooking alla domenica per riempire lo stadio. Cosa produce? Produce calciatori. Quindi Provercelli cos'è? È una società virtuosa, è una società che cerca di raggiungere obiettivi calcistici importanti, ma capendo bene qual è il settore aziendale in cui viviamo, il momento storico in cui viviamo, e capendo qual è l'unica strada. L'unica strada è abbinare giocatori esperti di grande qualità e di grande personalità, che possano aiutarci a far crescere giocatori giovani altrettanto
talentuosi e che possono dare una mano all'obiettivo calcistico nel brevissimo termine, ma all'obiettivo calcistico nel medio e lungo termine. Perché non ce lo dimentichiamo, perché sennò uno pensa che è tutto facile, che è tutto scontato e che tanti giocatori o il direttore o chiunque, o il mister o lo staff, vengono al campo e vivono di aria, non vivono di aria, vivono di contratti, vivono di soldi. E questo qua è un'azienda vera e propria, che a differenza della Serie A o della Serie B, dove i diritti televisivi girano un grossissimo ricavo, forse il ricavo più importante, in questa categoria non lo è. E siccome di riforma purtroppo sono da 3 anni che tutti parlano di riforme, ma in realtà non c'è nulla, quindi dobbiamo essere contenti e soddisfatti che la società, e qua ve lo dico pubblicamente, no? Perché la cessione della morte è stata una cessione dolorosa a livello sentimentale, perché a partire da Paolo, arrivare agli altri soci, nessuno voleva privarsi del giocatore, ma perché giustamente è stato il giocatore che ha reso di più a livello numerico in fase realizzativa, ragazzo cresciuto nella Pro Vercelli, 3 anni fa, i primi 6 mesi ha fatto una presenza di 40 minuti, io lo uso sempre come esempio con tutti i ragazzi giovani, bisogna avere pazienza, oggi è diventato un giocatore che su cui siamo catturato l'attenzione di diverse altre società, no? E non solo di C, anche di B. Però ho spinto io per prima dire, ragazzi, siamo un'azienda, il calcio oggi hai un valore, oggi hai un'opportunità, fra 2 settimane non esiste più, è tutto il contrario di tutto, nel giro di niente. Quindi bisogna capire la linea qual è, con il cuore, alla fine le società, le aziende non si mandano avanti, si mandano avanti con la testa anche. E quindi bisogna capire come ragiona, come si ragiona al di qua della scrivania. Perché quando i presidenti vogliono fare giustamente sacrifici, bisogna a volte anche farli ragionare. È questo che è, perché la gente pensa Pinciroli o gli altri soci vanno a mettere soldi ne mettono tanti. E li avrebbero anche messi, perché l'avrebbero anche messi, secondo me, senza senso, perché non è il momento storico e non facciamo una categoria per cui vale la pena fare a volte cose senza senso. Bisogna essere realisti, concreti e capire dove siamo, cosa facciamo e dove vogliamo arrivare. Quindi questo è importante. Quindi vi rubo questi 2 minuti per far capire il pensiero che c'è al di qua, no? Per uno dice è facile, no? Vendi, compra. Ragazzi, questa è l'azienda. Le aziende si muovono con i soldi, non si muovono con le parole. Quindi cerchiamo di essere azienda e essere, ripeto, apprezzati da quello che si fa, perché c'è gente che cerca con la competenza di sbagliare il meno possibile, e io sono uno che sbaglia tanto, quindi cerco veramente di riuscire a raggiungere gli obiettivi che tutti vogliono e che vorremmo tutti noi. Poi ci sono tutti i ragazzi che se li chiede cosa vorrebbero fare, con la provincia tutte le partite, giocare tutti i 95 minuti. Io non dormo la notte perché regaliamo dei punti magari a delle squadre dove meriteremo molto di più, ma poi di fondo c'è un gruppo che tutti i giorni viene qua e lavora per vincere la partita. Non, credetemi che qua non c'è né l'allenatore, né lo staff, né la società, né i giocatori che pensano di venirsi a allenare per perdere domenica. Vengono e preparano le gare allo stesso modo in cui hanno preparato il derby col Novara, che ha fatto gioire una città che era 2 anni che non vincevamo il derby, perché purtroppo il Novara l'anno scorso non c'era, era andata e è andata male. Però quella è la stessa mentalità di tutta la settimana. Io quindi quello che posso chiedere è che insultare o prendersi con il mister serve a poco, perché il mister è comunque è lo stesso che ha vinto il derby, lo stesso che ha vinto il Pordenone, lo stesso che ha vinto a Vicenza, è lo stesso che ha dato un contributo affinché si valorizzassero alcuni giocatori. Della Morte, il primo anno che fanno 9 gol in 4 mesi, e sarà merito di qualcuno oltre che il suo, che è un ottimo giocatore. Quindi diamo peso a tutto, no? Perché poi siamo qua per quello. Io sono qua, ho sempre dato massima disponibilità nel rispondere a qualsiasi domanda o a qualsiasi osservazione, perché siamo in un paese dove ognuno può dire ciò che vuole. Non dimentichiamoci però che, ripeto, tutti quelli che sono qui con un obiettivo: fare il meglio per quello che stanno facendo. E il meglio per noi è stato fare un mercato che siamo convinti di non aver perso in qualità, siamo convinti di non aver perso in valore umano, siamo convinti che potremo giocarci un ruolo importante da qua a fine anno. Non
non lo faremo, a fine anno si metterà la faccia, per giusto anche i tifosi, come sempre fatto, sono pronto a prendere i meriti, ma anche i meriti, come è giusto che sia. Quindi c'è la massima onestà, la massima trasparenza, la massima voglia di cercare di avere un ruolo importante, non un ruolo da comprimario. Ma questi ragazzi che sono qua oggi, quelli che sono sotto e lo staff femminista, non ce la possono fare se c'è ostilità alla prima difficoltà. Perché non è che posso dire non ce ne saranno più, ce ne saranno ancora. Ma io penso che l'attaccamento vero alla maglia, l'attaccamento vero alla piazza, la signorilità che riveste Provercelli nel mondo del calcio, sia quella che i ragazzi, nel momento in cui non manca l'impegno durante la partita e c'è questa voglia di riprendere un risultato anche negativo come l'altra sera, devono essere sempre sostenuti. Come vi devo dire, i tifosi da noi, dal nostro ultra, che si perda, si vinca, hanno sempre dato un gran sostegno, quindi non posso che spezzare una lancia in loro favore. Io vi dico che se al posto che fare 800.000 persone ne facessero 1.500-2.000, certi tipi magari di arbitraggi cambierebbero, ma non perché si fanno condizionali, ma perché è normale che sul discorso anche del pubblico, sul discorso dell'avversario, in circa, questo non sa che se sono 100 persone, le senti, se ce ne sono 2.000, diventano fastidiose. Allora, è giusto, è bellissimo, in questo mese ho visto tante di quelle voci riportate, tanti di quei commenti, tanta di quella gente attaccata che non vedevo da qualche mese. Quindi il fatto di generare interesse è bellissimo. Tutte queste persone qua, se venissero domani contro la Fiera Pissarò e per 90 minuti dicessero quello che hanno detto in questi due mesi, cercando di aiutare i ragazzi in campo, io vi assicuro che domani il risultato sarebbe positivo. È il modo più facile. Uno cosa fa? Dà un contributo attivo, non un contributo passivo. Perché se io mi lamento al bar, mi lamento sul computer, mi lamento, non aiuto nessuno. Quindi oggi c'è da aiutare qualcuno. Chi? La squadra, il mister, la società, tutti, perché la progressione è di tutti. Quindi non è solo lamentandosi che le cose non vanno come speravamo. Chiedo io al presidente, quando iniziano o gli altri soci hanno dovuto trovarsi per fare il budget dell'anno, dice facciamo sacrificio, prendiamo questo. Poi dopo posso che essere i primi 4, 6, 12esimo, come la possono prendere? Non è che non sono incazzati sì, è normale. Però come ne usciamo? Non è lamentandosi, è lavorando, presta più giustamente, per fortuna che il mercato è finito, perché non sembra dall'esterno magari, ma è stato un mese comunque difficile, impegnativo, sia a livello emotivo, sia a livello poi anche calcistico e di previsione di pace. Quindi questo è un preambolo che era opportuno e doveroso fare. Posso farti la prima critica che ti faccio da quando sei alla Provercelli? Per me la Provercelli, quando è iniziato quest'anno, c'era una sovrabbondanza di esterni, tant'è che adesso li abbiamo tutti cedere. Così come adesso, abbiamo visto nell'ultima partita, ti faccio i complimenti perché Nicola Sarizzo e la Rivi non hanno fatto rimpiangere per volte della morte. Quindi, però mi sembra che l'attuale organico manchi perlomeno di un centrale. Ecco. Vedo questi due sbilanciamenti. All'inizio c'erano troppi esterni, adesso io non so Costanza se può giocare, se può adattarsi, però abbiamo soltanto tre centrali. Allora, parto per vedere la prima domanda che mi hai fatto. Non dimentichiamo che questa è una squadra che è partita e costruita per giocare, per giocare comunque 3-4-2-1, dove i due sotto la punta, in tutti i casi, i giocatori, gli interpreti erano in realtà attaccanti esterni che poi convergevano a seconda delle varie situazioni. Noi siamo passati a giocare con la linea 4 e quindi poi col 4-3-1-2 o 4-3-3 a seconda dei casi. Questo ci ha portato a avere difficoltà di gestione a livello proprio anche di interpreti, sia di braccetti difensivi, perché a quel punto non erano terzini, non erano centrali, e sia poi anche sul discorso degli attaccanti esterni, penso che abbiamo avuto qualche difficoltà. No, cioè, quindi il cambio di sistema di gioco ha portato a avere una carenza, no, a volte in alcuni ruoli. Oggi in realtà Costanzo è un difensore centrale, ha sempre fatto difensore centrale, all'occorrenza può fare anche il terzino, ma abbiamo quattro giocatori che possono fare i difensori centrali.
centrali, che sono Davide, Nico e c'è anche chiaramente Perrotte e Stini. Quindi con quattro abbiamo ritenuto di non dover intervenire portando un altro centrale perché abbiamo fatto, ha avuto poi delle difficoltà, se non hai dato delle difficoltà anche di gestione amministrativa che nel breve periodo magari ti dava qualcosa sulla partita secca, ma nel lungo periodo potevamo rischiare di tornare a qualche problema che magari abbiamo dovuto gestire anche non ce l'abbiamo andato. L'equivoco è nato con Paci che non lo conosceva perché ha detto deve essere questo anno sinistro. No, ma il mister, purtroppo il discorso qual è stato di poca comunicazione nostra che avevamo al mercato col mister sugli identikit. Il mister giustamente ci ha chiesto datemi quattro difensori centrali e noi questo abbiamo fatto. Secondo noi, questo riguarda poi il mio operato, no? Nei quattro abbiamo portato due, quindi i due che sono arrivati, che possono anche fare il terzino sinistro l'occorrenza, quindi in realtà abbiamo un bonus e non un qualcosa in meno, no? Perché sono giocatori a seconda delle caratteristiche che si vogliono usare in una partita che ci possono dare una mano anche lì. E quindi siamo rimasti, quindi facendo uscire poi Macchioni, siamo rimasti con un terzino sinistro veramente di ruolo, che è Anastasio, e due giocatori che possono darci sicuramente un'alternativa anche lì, magari con una preparazione più difensivista che non offensiva. Quindi sono situazioni secondo me che chiare, nel senso che con una costruzione chiara, e quindi questo un pochettino è il rispondere alla domanda per darti anche una chiarezza numerica. No, no, volevo solo dire dalla morte e aggiungere quello che ha detto il direttore. A parte il dire giustamente come dice il direttore che è stata un'operazione per noi importante, ma bisogna anche tenere conto che anche io ho parlato con Matteo, è anche il giocatore, era abbastanza stuzzicato da quello che è poter fare un'avventura in una squadra sicuramente blasonata, giocare davanti a 8.000-10.000 persone, e quindi nel momento in cui c'è stato questa sirena, queste sirene, perché poi non era solo Vicenza, c'erano anche altre squadre, lui era tentato ad andare via, quindi trattenere un giocatore per tutto il bene che possiamo volere della morte, perché è stato un ragazzo fantastico, come ha detto Alex, è un ragazzo nato della Pro Vercelli, per noi è un orgoglio. Una volta che il Vicenza ci ha accontentato su quella che era la parte economica, noi ci siamo sentiti anche in dovere di lasciare il ragazzo andare a fare un'esperienza che sicuramente sarà spero sia per lui molto, molto positiva e interessante per la sua carriera calcistica, perché è un ragazzo che lui ha detto ma cosa faccio? Cioè, i treni passano una volta sola, poi sì, posso rimanere qua, perché io effettivamente avevo un po' di... ero titubante a darlo via, no? Perché come abbiamo detto prima, ha fatto benissimo, aveva fatto 9 gol, quindi era un po', quest'anno era un po' la sua consacrazione. Però, ripeto, parlando con lui, anche lui dice, sai, oggi sì, se faccio ancora 2-3 mesi qua e posso fare altri 3-4 gol, magari a giugno potrebbero arrivare anche altre squadre, quindi potrebbe essere... Però nel calcio purtroppo non c'è mai nulla di certo. Se non faccio male, se mi faccio un infortunio o qualcosa del genere, il treno passa una volta, quindi insieme abbiamo anche deciso di fare questa di trattativa anche per il bene del ragazzo e non solo per il bene della provincia, questo ci tenevo a precisare. Sì, buongiorno a tutti, Massimo Canta di Carta Canta, ben trovati ai ragazzi, qualcuno abbiamo già visto in campo, e una domanda che giro, due curiosità, una questo rispondere ovale, visto il presidente, con la principale. La campagna acquisti è finalmente finito il calciomercato, però il fatto di avere 5 ragazzi qua davanti a noi, quindi la campagna è stata molto attiva, e quindi questo è un vostro merito. Perché abbiamo fermato il direttore, se no ne compravamo più. Di Matteo avete detto tutto veramente, perché vabbè, io lo conoscevo poi anche quello del campo, quindi un po' che stimare il ragazzo e
Matteo in realtà è un momento dove, a differenza di quest'estate, che c'era te qualcosa in più di interessamento, una trattativa aperta, situazioni quasi chiuse, cioè, c'è stato molto interesse intorno, secondo me in questo periodo ha pagato il periodo di infortunio che chiaramente lo ha lasciato un pochettino fuori, no? da quelli che sono i riflettori del mercato di gennaio, che è un mercato in gran parte di riparazione, no? E poco di investimento per il futuro, ed è un ragazzo che comunque tutti conosciamo, l'unico 2004 che gioca in Italia, sicuramente è seguito, sicuramente è attenzionato, ma noi in questo periodo qua non abbiamo fatto nessun tipo di trattativa su di lui. E ripeto, è difficile trovare una, secondo me, in questo momento qua storico, calcistico, italiano, è difficile vedere investimenti fatti a gennaio per il futuro. Guardiamo il mercato di Serie A, qual è stato? È stato un mercato quasi tutto, pochi scambi, pochi soldi che si sono mossi, e non ci sono stati investimenti per accaparrarsi i ragazzi giovani, no? Che potranno fiorire e avere un percorso importante, no? Nei prossimi anni. Questa carestia a livello economico ha chiaramente generato un blocco su questi tipi di operazioni. Perché comunque è vero, ripeto, è l'unico 2004 che gioca in Italia in porta, ed è vero che però rientra già in uno standard, no? di Serie A, Serie B, quindi chi vuole fare un investimento lo fa con quell'ottica lì, e non è questo il momento adesso è quel tipo di società, o hanno paura perché sta rischiando di retrocedere, o hanno paura perché non c'entra l'obiettivo dei playoff, delle coppe, di tutto quello che ce n'è, quindi non sono questi i momenti di questo tipo di mercato, a meno che non avesse fatto 4 mesi come aveva fatto l'anno scorso o come ha fatto con Novara, per intenderci, e allora ecco che era talmente grosso il fatto che aveva in testa che può darsi che situazioni diverse sarebbero arrivate. Quindi abbiamo sicuramente interessamenti, apprezzamenti di società che lo seguono, non ci siamo mai seduti in tutto il mercato a fare una trattativa di cessione per Matteo. Sì, finendo su della volta, comunque avete letto tutte le risposte anche alle domande che ci facevano i tifosi, quindi con quello che avete detto avete spiegato tutta la situazione. Mentre per quanto riguarda il mister, mi ha fatto piacere che avevi parlato in quel modo verso Paci, che chiaramente sì, è stato criticato, però è anche un allenatore che ha vinto con tante squadre che mi precedono in classifica, quindi qualche cosa di buono questa squadra sta facendo. È chiaro che ci possono essere delle cose da correggere, però si vedrà alla fine, come hai detto giustamente tu, no? Quindi è un discorso da fare poi a campionato concluso. Fermi con tutti che il presidente ha dichiarato anche iniziato. No, ma certo, allora, bisogna essere sempre molto obiettivi, no? e onesti nelle valutazioni. Cioè, noi abbiamo fatto un'operazione su Della Morte, ma Della Morte è il primo anno che lo si porta a fare così bene dal punto di vista realizzativo. Vuol dire che il calcio che ha espresso è in merito di chi va, mica a me che sto dietro la scrivania, al presidente che mette i soldi, agli altri soci che mettono i soldi, all'amministratore delegato che cercano di dare una mano a gestire l'azienda. Quindi va, no, l'allenatore, lo staff, al ragazzo, alla squadra che supporta il ragazzo. Quindi uno deve sempre dare dei valori e con equilibrio. Noi cerchiamo di essere equilibrati anche quando perde una partita, nel calcio fa fatica a esserlo, perché come sono incazzati i tifosi quando perdi. Anche noi quando ci confrontiamo non siamo incazzati, siamo in stesso modo come lo è il mister, come lo sono i ragazzi, come lo è lo staff. Noi siamo qui per capire cosa funziona bene e cosa si può eventualmente ritoccare, rimediare per farlo funzionare meglio. Il mister comunque è un grandissimo lavoratore, ha fatto crescere molti ragazzi. Abbiamo perso le partite, è vero, ne abbiamo vinte anche tante che hanno dato grossa soddisfazione. Si è fatto 600 km per venire a Vicenza. Soddisfazioni mica da ridere, chi è venuto a Novara domenica scorsa, sono soddisfazioni che rimangono, no? Quindi prima di crocifiggere qualcuno bisogna sulla bilancia metterci un po' tutto. Faccio un altro esempio, Quindo veniva criticato solo se per caso si alzava a fare riscaldamento fino a 2 settimane fa.
adesso sembra l'eroe sceso dal cielo a salvare la Provercelli, no? Per noi non era così prima e non è così oggi. Noi valutiamo un ragazzo del 2003 che è arrivato in Italia, non parlava una parola di italiano, si è rotto il piede il quinto metatarso, fermo 6 mesi e ha avuto grosse difficoltà, come l'avrà ancora, perché parliamo di un ragazzino, quindi cerchiamo di essere equilibrati in tutte le valutazioni. Se no, veramente allora fanno bene, cioè, altre società che cambiano 5 allenatori che devono vincere, poi perdono, poi cambiano 6 direttori, cioè, quello non è fare azienda, non è fare calcio, quello è andare al bar la mattina, giustamente apro la gazzetta, dico ciò che voglio e chiudo, e se si fa calcio in quella maniera lì c'è chi lo fa, quindi va benissimo, non è poi troppo, non si avvera alla fine dell'anno il conto, tiro la riga, ci ho mandato via 4 allenatori, 40 giocatori, 3 direttori sportivi, quanto ho speso? 8 milioni. Dove sono in classifica? Retrocesso, salvato l'ultima giornata, decimo, volevo arrivare primo. Quello è il dramma di chi gestisce certi tipi di aziende, no? Quella è, bisogna avere coerenza, valutare tutto ciò che c'è di positivo, e c'è tanto. Noi il mister lo apprezziamo per quello che fa, per la dedizione, l'impegno, lo vediamo lavorare dal lunedì alla domenica in tutta la gestione settimanale. Cioè la valutazione non si fa prima 90 minuti, se io devo venire qua, giustamente guardi quello che succede lì, ma poi se mi messo un dito nel naso non va bene. Cioè, la valutazione la fai per i 7 giorni, e così anche per i giocatori. Quando si fa la scelta di cambiare un giocatore, lo si fa per i 7 giorni della settimana, per i 4 mesi che anticipano il mercato. Non lo facciamo per la partita, perché sarebbe da stupidi. La valutazione positiva o negativa non si può dare sulla partita. Sta sul lungo periodo e su tutti i giorni della settimana che siamo qua apposta, quindi per vedere le valutazioni che fa. Se il mister fa delle scelte e le scelte le vediamo anche noi in settimana, non è che non ci siamo, arriviamo la domenica, oh mister cazzo, ha messo dentro il magazziniere, ma che cazzo hai fatto? Se invece il magazziniere non ci siamo mai accorti, ma è quello che corre più veloce sulla fascia, è fatto un altro terzino, no? Però quindi vuol dire che l'abbiamo visto perché ha fatto quella scelta, non cadiamo dal pero. Quindi poi quella scelta in campo si rivelerà giusta o sbagliata, e come tutti nel mondo del calcio saremo giudicati per la cosa giusta o cosa sbagliata che il giocatore farà o la squadra farà. Però ripeto, cerchiamo di avere le nostre valutazioni un pochettino di coerenza che nel calcio molte volte manca. Grazie. I ragazzi che si presentano, magari. Ragazzi, no. Se volete fare una presentazione diretta. Per me no, ci raccontate un po' di voi, perché Nicolas e Carina ci abbiamo visti, quindi, e invece loro no, adesso ci raccontate. Un cerchio arco di stiamo. Sei rimasto quello che giocava nel Bologna nel Degli Rossi in Serie B? Speriamo. È passato qualche anno. Avevi fatto cosa? 8 anni. Sì, una partita prima di Natale. Un destino, vedi? Partita prima di Natale 3-1. Una domanda. Sono 20 giorni, non si può dare un giudizio, diciamo, definitivo, però tu sei stato in società
mi collego a quello che ha detto il direttore sportivo, che sono modello, l'Empoli, sei stato ad Empoli, eccetera. Ecco, come organizzazione, come posizione, come giudichi tu questa situazione, che qui è una realtà di Serie C, però il professionismo e la professionalità la si vede, no? Attenzione, la professionalità si vede negli uomini, non da quello che appare fuori. Cioè, perché io sono stato in società, non faccio nuovi, dove fuori sembra tutto bellissimo, però all'interno poi manca di spessore a livello umano, quindi la cosa più importante è quello che il presidente, il direttore, l'allenatore, il magazziniere, tutti i terapisti, le persone che lavorano qua riescono a dimostrare col cuore, perché se della morte si è messa a piangere per andare via, vuol dire che qualcosa, le persone che lavorano qua, non è che piangono i compagni di squadra, i compagni di squadra li vedono, però il magazziniere non li trova, magari non si spiega, quindi credo che l'esempio di Della, che ha lasciato delle lacrime per andare via, anche Masi uguale, dimostrano lo spessore che c'è all'interno di questa società umana. Certo. Che poi possiamo mettere i cartelloni pubblicitari, possiamo mettere tantissime cose belle, il parquet, però esatto. Ci vuole altro. Grazie. Prego. Posso dire che l'aggettivo di Dalibi è carisma. Secondo me, scusa se te lo dico, ma le tue parole fanno trasparire tante cose. Buongiorno, mi presento Nicola Strizzo, sono contento e onorato di far parte di una società importante come la Provercelli. Niente, sono venuto qua in questa società ripeto importante per dimostrare, per imparare e mettermi a disposizione del mister. Tra l'altro è stato difensore, come ci ho anche parlato, è stato difensore, mi deve insegnare tanto perché sono un giovane, così tanto giovane, magari nel 2004, 2005 non è stato in città di prima. Ma comunque sono ancora giovane, ho molto da imparare, quindi diciamo, sono venuto qua con la consapevolezza che posso far bene, posso dire la mia, posso dimostrare, però con molta umiltà e dedizione. Francesco. Buongiorno a tutti, sono Francesco Contaldo, e erano 8 anni che ero fuori Italia, in Spagna. E ho avuto l'opportunità dal direttore di ritornare in patria e spero di ripararla in campo in termini di posizione della squadra. Le tue caratteristiche, scusa, perché non ti conosciamo? Sì, no, centrocampista offensivo, anche se ho ricoperto negli anni anche il ruolo difensivo. Ecco, la tua carriera in Spagna, abbiamo visto, eccetera, è trascorsa tra diverse società. Sì, come ripeto, sono stato 8 anni in Spagna, i primi 2 sono stato a Siviglia, ottima società a livello professionale, curano molti giovani, poi ho fatto un'altra esperienza importante come è stata a Villarreal, dove è un mondo veramente da scoprire. Vabbè. Come fisionomia un pochettino della morte somigli, quindi ti auguro la stessa. Spero di avere la stessa destra. Anche tu preferisci giocare piuttosto che fare l'intervista. Sì, preferisco giocare, non potrei. Ciao a tutti, mi presento, sono Davide Costanzo. Sai che Marcelli c'è un tuo omonimo che giocava. No, non si ghiaccio, innanzitutto volevo ringraziare sia il presidente che il direttore per l'opportunità che mi è stata concessa. Sono stati i primi 6 mesi, sono stato ad Alessandria, un'esperienza non tanto positiva, però spero qui di riscattarmi e avere le giuste opportunità. Tu sei un difensore centrale? Sì, centrale di difesa. Trovi 2 ex compagni napoletani, no? Sì, quindi, io sono stato loro capitano l'anno scorso in primavera. Quindi il trio si è ricomposto. Ma tu hai chiesto a loro prima di venire a Vercelli o no? No, in realtà io mi sentivo con loro, mi hanno sempre parlato bene della società, però cioè, non sono stati loro a convincermi di... Okay. È stato un vicente, sì, direttore. Okay. E invece da Crotone. Come si dice con furore? No, di solito si dice con
io, allora, prima cosa, buongiorno a tutti, mi chiamo Luis Rojas e sono venuto per trovarmi meglio in forma, a disposizione del mister, e ringraziare il preside e il direttore per darmi l'opportunità di venire per dimostrarmi e trovare lo spazio e giocare, che è quello che vogliamo tutti, e vincere. Le tue caratteristiche? Sono sia che mezzala, trequartista, e poi dipende dal mister, dove lui mi vede meglio, farò il meglio in quella posizione che preferisce lui. Veloce, ma non tanto, ma neanche detto. Siamo lì. Non è la linea. Tecnico, mi sembra. C'ho un bel piede, per dire. E voi? Io fan sì. A te avevo allenato l'anno scorso Modesto e l'anno Lerna. Sì. Era già arrivato a Crotone con la Serie A. Costanzo, una domanda solo, ma ha già detto pubblicamente i microfoni di Vercelli Web Vergara. Cos'è il direttore sportivo che ti ha detto vai lontano più che puoi, come ha detto lui, fa più vuoi lontano vai meglio è, gli ha detto Antonio. Che direttore l'ha detto? Il direttore sportivo del Napoli. Ah, giusto. Ah, no, in realtà questo... L'ha detto a lui. Vabbè, non siamo simpatici. Sì, no. Sì, no. Grazie a tutti. Grazie.